è il Cito che soffia il vento. Il Cito è il paese che tutti credono di conoscere e così diventa mille cose ancora prima che il viandante vi compia un solo passo. Per arrivarvi con l'animo sgombro, Nida Grande sceglie di scendere dall'alto con la gobba del San Vicino alle spalle, anziché di fronte come la vedeva da bambino ogni volta che sollevava lo sguardo o si affacciava dalla finestra del primo piano. Anche il vento ora è alle sue spalle e lo colpisce con tutte le nostalgie delle epoche passate raccolte nelle sue corse. Ni, per non lasciarsi travolgere o sembrare impreparato, ha mandato i suoi pensieri in avant scoperta, ma non vuole che il vento li spinga troppo lontano o si perdano. Estrae dallo zaino dei fogli di carta velina che ha riposto con cura. Li ha scelti rossi come la brace della rola, viola come le violette che rallegrano i fossi in primavera e celesti come il cielo, quando basta allungare una mano per sentirlo respirare tra le dita. Nel punto in cui la strada da Braccano e Canfaito incontra l'altra che avvolge il monte e da lì insieme scendono al paese, Ni cerca a terra, sul limite del bosco, due bastoncini sottili come al tempo in cui Linda lo iniziava all'arte del calcolo, ma ne prende due soltanto, lunghi poco meno delle sue braccia. Cerca un angolo riparato, si accuccia a terra, li pulisce e incolla il primo sulla diagonale del foglio rosso e sugli angoli liberi del foglio incolla due pezzi di cartoncino rosso formando due tasche per fissarci l'altro bastoncino. Il foglio ora ha la forma di un rombo tenuto in tensione dai due bastoncini, incrociati insieme come un essenziale spaventapasseri, finalmente pronto a spiccarlo lui stesso, quel volo che ha sempre invidiato agli uccelli che si fermano da lui per un po' di compagnia. Il foglio celeste e quello viola li taglia a striscioline che incolla per formare strisce ancora più lunghe da fissare come due code sotto l'aquilone, pronte a svolazzare in cielo come due sonde. Sui bordi, rinforzati col cartoncino e simili alle punte di due ali, lega uno spago lungo 100 metri e lo avvolge in una forcella di legno simile a una fionda che stringe con la mano. L'aquilone è pronto, agile e leggero come uno scherzo. Ni chiede clemenza al vento e lo lascia risucchiare su come una boa da fissare nel cielo. Ora i suoi pensieri in ava scoperta non si perderanno, vedranno l'aquilone e indovineranno subito la direzione dei suoi passi. Ni non prosegue sulla strada, si sposta invece sulla sinistra e si inoltra sulla prateria alta del monte Pereta, scivolando anche lui sul tessuto erboso della terra come il suo aquilone sul tessuto dell'aria. Basta cambiare l'angolo visuale o raddoppiarlo e il mondo diventa un altro. Il San Vicino da qui mostra due gobbe. Non è più un dromedario, ma un cammello in viaggio attorno a se stesso. Ha cambiato ancora la sua forma, come quelle nuvole bianche di candore e alte su di lui che il vento raccoglie e respinge da ogni parte. Una nube ora sembra un fauno che corteggia una ninfa o forse a una fata. Le è addosso, impetuoso, ma nell'impeto perde la testa. Uno spiffero dispettoso come Puck gliela soffia via. La nube ora è già un cuore destinato a un solo battito prima di sciogliersi nelle spirali di un'altra nube. Ora sembra un mietitore che volteggia la sua falce nell'aria quasi fosse una bandiera, ma non c'è nulla da falciare sul cielo e non è il caso nemmeno su questi prati invasi dai fiori.
Un branco di mucche marchigiane, bianche di candore dalle corna grandi, se ne stanno solenni sdraiate sull'erba. Non sembrano bestie, ma nubi scese a riposarsi. Dietro di loro il paesaggio si allarga all'intera valle, tante valli. Si scorge perfino il mare e la linea dei monti sulla costa dall'altra parte e più vicino, sul limite della nostra costa, il profilo del Conero sdraiato come una sfinge. Ni guarda le mucche e le mucche guardano lui che gira loro attorno. Ora alle spalle hanno la doppia gobba del San Vicino. La strada ora è una trazzera che si perde nell'erba salendo dolce verso il cielo. Lontano sulla destra ne scorge la linea dei monti azzurri, il Vettore, la Sibilla e la Regina. Si sdraia a terra sulla pancia e finge d'essere l'uomo vitruviano, racchiuso in un cerchio immaginato sul prato, ai suoi piedi la doppia gobba del monte, da dove il vento scende a folate. Le braccia da un lato verso le colline che si perdono nel mare e dall'altro a cercare il regno della Sibilla. Poi Ni si stacca da terra e inizia ad arrampicarsi sul filo dell'aquilone, inseguendo i suoi pensieri, e da lassù gli sembra già di scorgere il paese del vento. Riprende a camminare. L'aquilone ora sembra un ragazzino impazzito, come se un cielo così non l'avesse mai immaginato, o forse anche lui ha già scorto i primi tetti del paese del vento, e il cito, e le sue case di pietra del colore della sera. Scendere con dolcezza dall'alto, quasi planando, libera il cito dalla leggenda che lo vuole ancorato come Prometeo su uno scoglio roccioso inaccessibile, con le case a confondersi tra le rocce. E magari a chi lo scorge soltanto dal basso sembra perfino un paese dimenticato insieme alla sua storia remota di briganti e scantafavole, di eremi e di castelli, e i pensieri di tutti che vengono portati lì dal vento come i sogni e le pazzie nella valle delle cose perdute sulla luna dell'Ariosto. Noi abbiamo il Cito, il paese del vento. Ni da grande una volta ha provato davvero a salire da sotto per il vecchio sentiero scosceso, che forse fino a pochi anni fa era l'unica via d'accesso, ma si era perso, magari non era nemmeno il sentiero giusto, oppure aveva promesso troppo in fretta a se stesso chissà quali meraviglie, dimenticando che il viaggio non è mai la meta, ma è il suo compiersi. S'era perso non ricordando più nemmeno che cosa fosse andato a cercare. Aveva però sentito nei paraggi il fastidioso strombazzare dei motori delle auto dei turisti da teletrasporto. Oggi non ci sono. È un giorno qualunque e Ni ha compiuto un giro largo per arrivarci. È partito 2 giorni prima dal suo vecchio canneto di bambino, quello dove andava a covare di nascosto i suoi pensieri, estraendoli come un niente da quel luogo che sapeva soltanto lui. Ed è sceso dall'alto oggi, con il San Vicino alle spalle, un aquilone svolazzante nel vento e gli stessi pensieri di allora in ava scoperta, verso le prime case del paese. Ni da grande si meraviglia da solo, ripensando ai vecchi racconti nella stalla in inverno o sotto alle fronde della cerqua in estate. Che sì, delurgitu? Si dicevano quando dovevano darsi del brigante. Qui di briganti non ce n'erano più da tempo e chissà se c'erano mai stati o che cosa vedessero al loro tempo coi loro occhi quando si ingegnavano per tenerli fuori dal paese i briganti, quelli veri. Ma non c'è più nessuno oggi in paese.
Scendere dall'alto depura la leggenda e così il vento, con tutte le sue epoche, puoi diluirtelo addosso mentre ti fermi a contemplare il paese che si è svelato all'improvviso davanti al cammino. Visto da qui il cito fa tenerezza, lo vedi per quello che veramente è, fragile e vulnerabile, quasi perso nel mare di verde dei boschi o delle ginestre che lo rallegrano. Le case da qui non si confondono con gli scogli, la luce radente del sole alle spalle di Ni ora le mostra per quello che davvero sono, macchie colorate di caldo e di terra come la materia di un artista. Ti lasci il cielo alle spalle e scendi. Il paesaggio è un orizzonte che ora si abbassa. Oltre il paese non scorgi più nulla e nel paese devi arrivarci dentro, chiuderti in quei vicoli che si racchiudono su se stessi prima di riconquistare la sua leggenda e affacciarti dai pertugi tra le case sulla vallata che lo sguardo ora domina dall'alto come una fortezza che vola. In paesi come questi il viandante vorrebbe fermarsi per sempre, prima ancora di mettervi piede. Gli sembra già d'esserci, ma soltanto quando arriva, quando vi arriva davvero, s'accorge di essere arrivato da un altro posto. Nida Grande cammina e la sua ombra lo precede allungando il passo più veloce di lui. E in una pausa di vento l'aquilone scende giù in picchiata, si lascia quasi cadere e Ni lo afferra e riavvolge. Ora anche il sole cala e Ni riavvolge anche la sua ombra e i suoi pensieri adesso sono di nuovo con lui. È arrivato in fondo al paese, non c'è nessuno a quest'ora di un giorno di metà settimana sul finire della primavera, eppure a Ni era sembrato ugualmente che fossero stati mille sguardi invisibili a guidare il suo passo mentre scendeva, suggerendogli la giusta angolazione da cui orientare lo sguardo e la giusta direzione dove spingere il passo. C'è una rampa posticcia che sale, Ni la percorre immaginando ancora alta verso il cielo del crepuscolo, simile a un'antenna che sonda la notte in arrivo l'antica torre di guardia, quando il paese era una fortezza che dominava il monte e la valle. Poi va a sedersi più avanti, sull'erba dello spazio ancora vuoto e da non toccare dove sorgeva l'antico maniero. È al suo centro che si siede. Non c'è più il maniero. L'hanno trattato come hanno fatto con la casa di Ni. Dopo secoli l'hanno distrutto i soldati tedeschi in ritirata il 2 maggio del 1944. Credevano di fare un dispetto ai partigiani, a quei ragazzi sognatori che avevano scovato tra i monti quest'angolo nascosto come un gioco e c'erano saliti con il mitra a tracolla. Era il gruppo di ferro, un avamposto del battaglione Mario. Ni era arrivato davvero dove voleva arrivare.